sono in TV. Che risate e che guai combinerà. Temi la minaccia è arrivato qua. Con la bicicletta evoluzioni fa. Con gli amici che Valdoria ci sarà. Il signor Wilson non lo sopporta più. Quanta allegria ci porti sempre. È un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa. Sorrisi ed allegria a noi regalerai. I grandi non ricorda anche c'è un po' di degni in tutti noi. Una giornata ordinaria con te è straordinaria. La scuola è un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa. Sorrisi ed allegria a noi regalerai. I grandi non ricorda anche c'è un po' di degni in tutti noi. Tutto può imbiancar. Splendida, 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 la casa di Verrà. Ehi, signor Wilson! Salve, signor Wilson, sono passato a salutarla. Perché non passi mai a dirmi addio? Cavoli, signor Wilson, la porta è bloccata. Lo so, Danny, l'ho chiusa io! No, Danny, non aprirla! Cavoli, signor Wilson, assomiglia proprio all'attore di quel film! La mummia che viene dallo spazio! Anche a sentirla sembra la mummia dello spazio! Non capisco cosa dice, signor Wilson, adesso la smummifico! Oh, così va meglio! Oh no! Sa che sembra un'altra persona senza i baffi? Potrebbe essere l'occasione buona per traslocare e cambiare identità. Danny? Vai a casa! Ti prego, non aiutarmi, vai via! Ma la mamma dice sempre di aiutare gli amici. Quindi ora tolgo immediatamente questo tappeto nuovo da qui. Se verniciamo potrebbe sporcarsi. No, no, Danny, non è un tappeto. Dovunque sia andato, sarà molto sorpreso quando vedrà tutto quello che vernicerà. Danny! Cavoli, signor Wilson, ma cosa ci faceva là fuori? Oh, no! Allora, cosa gliene pare del mio lavoro? È come la pittura a scuola, solo che ho un pennello più grande. No, Danny, fermati! Ehi, così non è male, però mi viene in mente un modo più veloce. L'ho visto fare una volta in televisione. Hanno verniciato un muro a spray con l'aspirapolvere. Non era un aspirapolvere, era un aerografo per la vernice a spruzzo. Allora, il tubo si inserisce qui. E la vernice deve essere versata qui dentro. No, Danny, non farlo! Fermati! Ehi, wow! Sembra un gigantesco boa pittore! Sarà meglio aggiungere dell'altra vernice. Non è vernice. Quello è dello stucco per la cucina. Afferralo, Danny! Afferralo! Ora le tolgo il nastro adesivo, così mi aiuta! Wow! È tale quale alla colonnina che fa da insegna al negozio del barbiere! Non ne sono affatto sorpreso! George! Aprimi la porta! Oh no! È Marta! Quando vedrà questo macello vorrà avere il mio scalpo! Sembra quasi che qualcuno abbia fatto la spia! George! Per favore, apri la porta! Apro io, signor Wilson! No! Danny! Non aprire! Grazie mille, Danny!
Per poco, ma ci sono riuscito. Oh, no! Ottimo lavoro, signor Wilson. Ci penso io a chiuderlo. No! Quello è l'interruttore per l'aspirazione. Guarda che cosa hai combinato adesso. Dovrebbe dargli da mangiare un po' più spesso, signor Wilson. Guardi che fame che ha. No, prego, no. Cielo, ma cosa può essere successo? Per tutti i santi del paradiso, ma che cosa è accaduto qui dentro? Ci siamo messi in affari, facciamo decorazioni di interni. George? George Wilson, vieni immediatamente fuori, so che sei qui, fatti vedere. Lo trovo io, signora Wilson, sorpresa! Ciao, mia cara. In vita mia non avevo mai veduto una confusione del genere. Ma questo è niente. Aspetti e vedrà che opera d'arte faremo domani in cucina. Oh, no. George, caro mio, sei un tipo veramente geniale. Ho finito tutto e prima ancora che quella piccola peste di Danny si sia alzata dal letto. Eh? Cosa? Chi ha spostato i barattoli? Buongiorno, signor Wilson. Le do una mano? Perché proprio a me? Ma davvero ci compriamo la macchina nuova? Vedremo. Dare un'occhiata non costa nulla. Bene, siete arrivati fin qui con quella specie... Le dispiace parcheggiare quella cosa dall'altra parte del marciapiede? Papà, dice che la nostra auto è un farro vecchio. Beh, Danny, effettivamente ha già fatto un po' di chilometri. Vuol dire degli anni luce. Bene, benvenuti nel ventesimo secolo. E voilà, eccola qui la nuovissima fiamma delle strade. Cavoli, è veramente uno schianto. Potete credermi, con questa automobile vi sembrerà di volare in mezzo alle nuvole. Non c'è dubbio, è una bella macchinetta. Ovviamente è solo per persone già arrivate al successo, altrimenti c'è questa, la bagnarola a 3,5 cilindri, esclusivamente per persone che non arriveranno mai al successo. Tu sei arrivato, non è vero, papà? Compriamoci quell'auto laggiù. Sì, penso che daremo un'occhiata alla fiamma delle strade. Bene, una saggia decisione. Siamo al volante di una vera fiamma delle strade. Brum, brum. Oh, cavoli, ma guarda quanti bottoni ci sono. Chissà che cosa servono. Oh, no. Giovanotto, la prego, non giocherelli. Non stavo giocherellando, io stavo sbottonando. Ehi, papà, non comprarla, il volante si muove, è rotto. È regolabile, Danny, quello è fatto apposta così. Vuoi smetterla, piccola pezza... curiosone? Dammi subito quella. Ma certo, signore, tenga. Oh, no! Guarda, papà, è il cruscotto per i guanti, con guanti veri dentro. Fatti apposta per strangolarti. Danny, questo non è un giocattolo. E questo piccolo bottoncino a che serve? Serve per pulire il... Pulire il parabrezza. E allora perché lei lo sta usando per lavarsi la faccia? Senta, potrei vedere il motore? Ma certo, signore. Come può verificare, monta un motore turbo potenziato ad alta densità di rotazione con pistoni a coppie. Oh, beh, certo, sicuro, sto verificando tutto. Scommetto che questo gioiello ruggisce. Oh, lo vuoi sentire? Effettivamente è una macchina molto, molto sicura, glielo posso assicurare. Oh, ma io le credo. E difatti, sa che cosa? Gliela compro. La compra? Ma ne voglio una con il volante, ovviamente. Ma certo, signore. Bene, Danny, a quanto pare ci siamo comprati una bella macchina nuova. Ne faremo di viaggi con questa. Chiedi un po' se ci arriverà color viola e giallo e con tanti pua verdi. Congratulazioni, signore! Lei è il nostro millesimo cliente di quest'anno e questo dà diritto a lei e a suo figlio ad un bel premio. Un premio?
Oh, cavoli, ho sempre adorato i premi. Senta, cosa vinciamo esattamente? Lei avrà l'onore di visitare una delle nostre catene di montaggio dove vedrà la sua macchina assemblata dal primo all'ultimo pezzo. Oh, cavoli, andiamoci subito, papà. Non subito, figliuolo. Prima tuo padre deve firmare qualche documento per l'acquisto. Mi segue, signore. Aspettami, Danny, vado e torno, eh? Ha sentito che cosa ha detto? Io e mio papà faremo un viaggio. Benissimo, speriamo che sia bello lungo. Ehi, c'è un bottone che finora non avevo notato. Chissà che cosa serve. Ma che idea fantastica! Deve essere per le sfilate. Così si vede sopra la testa degli altri. Aiutatemi, fatemi scendere da qui. Tenga duro, signore, la farò scendere io. Forse uno di questi bottoni farà scendere la piattaforma. Oh, wow! È la giostra più bella che abbia mai visto! Merda! Quando imparerai a bussare? Mi dispiace tanto, signore. A proposito, poiché sei stato tu a vendere la millesima automobile, sarai tu ad accompagnarli a visitare la fabbrica. No, questo non me lo merito. Cavoli, signore, è fantastico! Adesso saremo tutti nuovamente insieme. Lo so. Che ho fatto per meritarmi un destino crudele? Signore, quando potremmo prenderci la nostra auto nuova? Purtroppo non tanto presto. Bene, possiamo iniziare il nostro giro da qui, dal centro di progettazione. Questo è il modello del prossimo anno. È stato progettato esclusivamente con il computer. Guarda, papà, quello è un videogame gigantesco. Ci voglio giocare. No, Danny! No, ragazzino, qui non devi toccare nulla. Oh, cavoli, è un vero schianto. Ti prego, ti ho detto di non farlo. Oh no, l'hai già fatto! Ehi, papà, lo hai sentito? Ce l'ho fatta! Ma che cosa ho fatto? Quello che hai cominciato al negozio, mi stai portando al manicomio! La devo portare al manicomio! Allora le inventerò un'auto particolare! Oh no, aiutatemi, vi prego! Ecco, state assistendo a come la vostra automobile viene costruita dall'inizio. È già sufficiente, grazie. A finirla ci penserà la mia mamma. Danny, fai il bravo. Noterete che tutto il lavoro viene eseguito da apparecchiature computerizzate e robotizzate. Ora vi mostrerò il generatore che ci fornisce l'elettricità necessaria. Scintille potrebbero essere pericolose. Sarà meglio che faccia qualcosa. Aspetta, questa porta non si può aprire dall'interno. Forse se regolo questi controlli renderò il lavoro un po' più sicuro. Non era il comando giusto. Allora devono essere questi tasti. Sono nemmeno questi. Quindi deve essere questo per forza. Danny, avanti, apri la porta. Ti prego, non toccare quelle apparecchiature. Ecco, a quanto pare siamo chiusi dentro. Se riuscissi ad arrivare a quella finestrella, lei potrebbe aprire la porta. Sì, posso tentare. Ok, le faccio scaletta. Devo assolutamente ritornare al negozio prima che quella peste mi uccida. Questi robot hanno bisogno di un po' di manutenzione. Su, si sbrighi ad aprire. Non ce la faccio, è bloccata. Oh, caccia mia, quando mai li hai convinti ad acquistare? Ecco, ora ci sono riuscito. Danny!
cerchi di uscire in fretta. Non ce la faccio, sono bloccato anch'io. Aspetti, ora la spingerò io. No! Oh, per fortuna è arrivato, signor Merle. Sta succedendo qualche cosa di strano. Oh, no. Ma che cosa hai fatto? Beh, prima ho schiacciato questi due bottoni, ma siccome non erano quelli giusti, ho schiacciato questi altri. Ma non è così che si devono saldare i pezzi, nessuno dei componenti è al posto giusto. Forse allora avrei dovuto schiacciare questi due bottoni insieme. Ma è un vero disastro! L'intera fabbrica è a soqquadro, mi licenzieranno in tronco! Cavoli, signore, non le fa bene eccitarsi tanto! Dopo li mette rossi in faccia! Mm? Beh, ci sono andato vicino! Grazie mille, signore! Al prossimo anno, quando usciranno i nuovi modelli! Al prossimo anno! Oh. Non è fantastico, papà? Noi saremo gli unici in tutta la città ad avere una macchina che è gialla e viola con i PUA verdi. Fantastico, Danny. Davvero fantastico. Giorno uguale agli altri. Stavo ammazzando il tempo nel mio ufficio. Aspettavo un buon caso. Gli affari andavano a rilento, ma avevo la sensazione che presto sarebbe entrato qualcuno nella mia vita. E infatti avevo ragione. Era una magnifica pupa. Che cosa stai facendo, Danny? Gioco a fare il detective, mamma. Sono un po' preoccupata per Rafa. È un pezzo che non lo si vede in giro. Andresti a cercarlo, tesoro? Oh, dai, tornerà da solo. Giovanotto, vai immediatamente a cercare Rafa, è un ordine. Decisi di accettare il caso. Non sono mai riuscito a dire di no ad una pupa. Ora dovevo muovermi con le indagini, interrogare i sospetti. E per primo il grassone. Sapevo che dovevo attirare la sua attenzione e dovevo farlo subito. Accidenti a questo tubo! Salve, signor Wilson! Sono qui perché sto cercando Rafa! Anch'io! Quella bestia ha già distrutto le mie azalee da competizione! Avevo una mezza idea! Il grassone poteva aver rapito Rafa per vendicarsi di lui! E dire che la giornata era cominciata così bene! Dovevo scoprire che cosa si diceva in giro. Decisi di cercare Joy il tappo. Ehi, ciao Danny. Hai bisogno di una tagliuzzata, vero? Vuoi sederti? No, sto solo cercando Joy. È proprio sotto i ferri. Ehi, ciao Danny. Joy, per caso hai visto Raff? Vediamo, l'ho visto ieri, mi pare, sì, se non sbaglio. Avevo la sensazione che il ragazzino fosse pulito, ma non credevo lo stesso per Cavalini, la forbice. E lei lo ha visto, signor Cavalini? Ho visto Raff circa un paio d'ore fa, era insieme a una barboncina francese. Sempre la solita vecchia storia. Cherche la femme. Improvvisamente qualcosa colpì la mia attenzione. Era una spazzola per capelli e sopra c'erano dei peli di Raff. E questo come lo spiega? Danny, dai qui, non toccare i miei arnesi. Tutto questo non mi dava tracce precise. Dovevo scavare ancora più profondamente. Jay la stanga ne avrebbe sicuramente saputo di più. Come te la passi, Danny? Non troppo bene. Raff non si trova. L'hai visto per caso? Danny, non posso darti retta adesso. Domani c'è una partita.
non voleva sbottonarsi. Capii che dovevo fare un po' di pressione. E senti, facciamo un patto. Chi fa canestro per primo rispondi a tutte le domande. Bene, ragazzo, ci sto. Scusa, ma ho dovuto essere duro. Ora rispondi, dov'è Raff? Era vicino alla casa di Margaret un'ora fa. Il caso stava diventando più appiccicoso di un chewing gum. Ehi, ciao Margaret. Danny Mitchell, non voglio parlarti mai più per tutta la vita. Di solito questo mi avrebbe messo di buon umore, ma oggi era diverso. Ho bisogno di alcune informazioni. Tu sai dov'è Raff? No, non te lo dico. Ci volevano le maniere forti. Ok, dov'è Raff? Taglimi subito quell'animale disgustoso di dosso! Non lo farò finché non mi avrai detto dov'è Raff. Sarebbe molto più facile per te se collaborassi. Sì, ok, hai vinto tu. Raff era a casa della mia amica 5 minuti fa. Quale amica? Quella con la barboncina francese. Ancora la barboncina francese. I pezzi cominciavano a ricomporsi. Comunque se n'è andata, ha traslocato. Traslocato? Dovevo mettermi subito in azione. Bisogna rischiare sempre. Le donne, se le lasci fare, ti portano dritto al manicomio. Dai su, Raff, va tutto bene. Ti comprerò un bello sotto. Le sue avventure sono in TV. Che risate e che guai combinerà. Danny la minaccia è arrivato qua. Con la bicicletta evoluzioni fa. Con gli amici che Baldoria ci sarà. Il signor Wilson non lo sopporta più. Quanta allegria ci porti sempre. È un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa. Sorrisi ed allegria a noi regalerai. I grandi non ricordano che c'è un po' di degni in tutti noi. Una giornata ordinaria con te è straordinaria. La scuola è un po' noiosa, ma con te è un'altra cosa.